Week, eccoci, nuovo video venerdì 15 settembre 2017. Abiate Week numero 200 con il sindaco Cesare Nai. Ciao sindaco, buongiorno e grazie per l'ospitalità nel tuo studio in Piazza Marconi. Buongiorno, buongiorno a tutti e complimenti anche per il traguardo Questo raggiunto. bene, bene, 200 grazie. interviste. 200 interviste video settimanali, e questa rassegna, diciamo che ogni settimana va a toccare un politico locale per vedere un po' com'è la situazione proprio della politica cittadina. Senti, sindaco, ti sei appena insediato nell'ufficio ormai da qualche settimana, ti abbiamo visto anche sulle pagine di Abiate Web in visita alle scuole elementari con l'assessore Eleonora Comelli. Com'è andata? Sì, molto bene, è stata tra l'altro una bella giornata e direi da che ci siamo insediati con tante responsabilità, con tanti momenti anche difficili perché all'inizio, insomma, dal punto di vista degli impegni, degli impegni amministrativi, il fatto di poter trascorrere questa mattina dell'inizio della scuola in mezzo agli studenti, in mezzo ai bambini, ai genitori, agli insegnanti emozionati proprio per questo avvio dell'anno scolastico, è stato un momento anche, se posso dire, di gioia e di speranza, perché veramente questi bambini, quando li vedi così gioiosi entrare nelle classi, emozionati per il primo giorno di scuola, è qualcosa che ti mette anche molto energia e devo dire la verità, mi ha messo di buon umore quella Senti, giornata. la buona notizia per quanto riguarda la scuola di Via Colombo, leggevamo per quanto riguarda il vialetto e comunque sta per ripartire la bonifica dell'area, la scuola di Via Colombo adiacente alla ferrovia. Sì, qualche Sai dire cosa, qualcosa sì, di più? abbiamo diciamo, pronto qualche intervento. Tutto questo, diciamo, è per così, favorire quanto possibile una fruizione corretta, diciamo, di quelli che sono i nostri edifici scolastici. Nel momento in cui appunto c'è stata l'inaugurazione dell'anno scolastico, ho avuto modo di vedere una situazione, direi, discreta, nel senso che comunque i nostri immobili scolastici sono direi adeguati. Certamente lo sforzo di questa nostra nuova amministrazione sarà quello di migliorare ancora e andare soprattutto a sempre vigilare sulla sicurezza innanzitutto di questi immobili, ma anche diciamo un miglioramento e possibilmente intraprendere le azioni che ci possano permettere nei 5 anni anche la realizzazione della nuova scuola di Via Va bene, Colombo. senti, ricordiamo anche il weekend prossimo, quindi il weekend del 23, ci sarà un grande evento in Piazza Castello, l'Abbiate Grasso Sport Show, diciamo il Sì. pomeriggio dedicato allo È sport. diventato un appuntamento appunto tradizionale che coinvolge le tante associazioni sportive che abbiamo in Abbiate Grasso. So che l'assessore Poggi ci sta lavorando con impegno. È qualcosa di molto positivo. Positivo il fatto che noi ad Abbiate Grasso possiamo contare proprio sulla presenza di tante associazioni sportive. Il fatto che vengano praticate tante discipline sportive è sicuramente un fatto positivo. In questa giornata ci sarà modo appunto di chi se ne occupa, dei responsabili delle associazioni, di presentarsi, di farsi conoscere ulteriormente e perché no, fare in modo attraverso questi appuntamenti magari di avere ancora più persone che si avvicinano Certo, alle proprio per discipline stimolare sportive, sì. l'attività sportiva e anche muovere, creare movimento nelle associazioni Certo. sportive locali. Senti Cesare, non si può non parlare di sport passando anche dall'acqua. Passando dall'acqua si pensa alla piscina. Sì. Abbiamo letto tanto sulla piscina, qual è la situazione attuale, reale? La piscina è sicuramente un impianto di cui la nostra città non può fare a meno. Un impianto natatorio è assolutamente imprescindibile per poter appunto avere dei servizi adeguati dal punto di vista sportivo. Oltretutto, tanti sono gli appassionati e i disagi nel doversi spostare in comuni vicini a noi non fanno assolutamente bene. La decisione nostra è quella di ricostruire sostanzialmente la piscina
la dov'era, dov'è nel senso la collocazione dell'Anna Frank, riteniamo sia una ottima collocazione sia dal punto di vista logistico, perché vicino alla stazione, vicino alle scuole, in centro dove arrivano piste ciclabili. E tra l'altro la collocazione attuale permette di non dover prevedere infrastrutture da rifare ex novo. Abbiamo già un parcheggio, abbiamo già tutti gli impianti diciamo pertinenti, l'illuminazione, e quindi questo può permetterci di concentrarci sulla realizzazione di questa nuova piscina. Avete relativamente solo con della sì, diciamo gli incontri sono sostanzialmente, stanno terminando in questi giorni, come avevamo promesso in campagna, come ero impegnato in campagna elettorale. Io dissi nei primi tre mesi, adesso contiamo che c'è stato anche agosto purtroppo di mezzo, le vacanze, poi nei primi tre mesi avrei individuato la procedura più corretta per poter, diciamo, partire con questa realizzazione, e sicuramente entro fine mese o i primissimi giorni di ottobre questo avverrà. E quindi poi il percorso tra le varie autorizzazioni e quant'altro e la realizzazione, noi contiamo in tempi ragionevoli di poter dare agli abbiatensi la nuova piscina. Va bene, staremo a vedere. Per ora ti ringraziamo, Sindaco. Ovviamente ci sarà anche la fiera di ottobre, adesso mancano meno di 30 giorni. Sì, abbiamo nei prossimi giorni, lunedì o martedì, una riunione a questo punto molto operativa, dove chi si sta occupando, in particolare l'assessore Cattaneo se ne sta occupando veramente in prima persona, con la collaborazione del Parco del Ticino. Ecco, settimana prossima, lunedì o martedì, mi metteranno un po' a conto dello stato dell'arte e vedere un po' di stringere i tempi, perché purtroppo siamo giunti in un momento particolare, si è votato tardi e quindi i tempi non sono tempi, diciamo, piuttosto stretti, ma che tuttavia mi fanno assolutamente essere sicuro che porteremo una fiera di ottobre all'altezza e spero ben frequentata. Va benissimo, grazie Sindaco Cesare Nai, a presto con i prossimi aggiornamenti e novità sempre anche su Abiate Web. Grazie Sindaco, arrivederci, grazie.